Ciao a tutti, un saluto da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Con noi in questa puntata straordinaria una grande protagonista della dance anni 90 e 2000, una voce straordinaria, cantante, autrice straordinaria, poi ci racconterà lei. Signore e signori, Kim Lucas. Ciao Kim! Ciao Massi, ciao! Oh, sono emozionato, che gioia averti qui, Grazie, grazie caro, come va? Tutto bene, dai, tutto bene. Te come stai? Bene, molto bene, stanca, però sto bene, veramente, sì. Perché sì, te sì, tu sì. Sei impegnatissima tra il lavoro, poi le colleghe. Serate, sei sempre a giro, vedo, no? Sì, ma soprattutto con sì, anche questo mese con le serate, tantissimi, finalmente, sai, ci siamo ripresi, diciamo, dopo il Covid, quindi meno male, guarda, quella è una bellissima cosa, infatti sono proprio felice, e poi il mio lavoro che faccio di giorno è che maestra e professoressa, quindi sono super tirata anche con quello. Super impegnata. Allora io non voglio rubarti del tempo, cerchiamo di fare qualcosa, perché poi ho visto, diciamo, diverse tue, diciamo, interviste anche su YouTube, con lo zio Peter, ad esempio, ok, insomma, che è molto molto interessante. Ecco, velocemente, insomma, se ci vuoi raccontare come sei entrata nel mondo musicale, perché so che te sei entrata anche per caso in questo mondo. Perché io sono più attrice invece di, sono anche cantautrice, però più attrice, era nata un po' come attrice io, e poi era quello con un gruppo teatrale che, diciamo, sono finito in Italia con questo gruppo teatrale, poi stiamo parlando di 1998, quindi tanti anni fa. Un po' di anni fa, poi, dai. Poi mi sono innamorato, diciamo, con Italia, e lì era nato un po' il mio lavoro con il teatro, ma anche con i bambini, la scuola. E poi avevo un po' di contatti anche anche a Milano, negli studi di registro, dove ho conosciuto infatti Roberto Turati, perché infatti io seguivo la pronuncia di vari cantanti, è lì che infatti Roberto ha sentito la mia voce, mi ha chiesto di scrivere il testo di All I Really Want, che in quel momento non avevo ancora titolo. E poi mi ha chiesto se volevo fare questa prova. E ho detto che no. Quindi era tutto nato lì, praticamente. E da lì, insomma, con questo disco, All I Really Want, è partita la grande carriera di Kim Lucas. Sì, infatti. Fantastico, un grandissimo pezzo. Ma ti ricordi, diciamo, qualche aneddoto in studio? Come ti sentivi in quel momento? Allora, per me avevo fatto proprio come una prova. No, non immaginavo mai, anche nessuno immaginava il successo che potevo fare, diciamo, All I Really Want, per niente. Quindi quando mi ha fatto sentire la GRS e i gruppi di produttori che erano insieme a Roberto, no, non immaginavo proprio, ma anche loro, che potevo fare questo grande successo. E io ho detto, proviamo, perché no? Sai, una cosa nuova, anche a cantare, a fare un disco, sarebbe bello. Sì. Tutto nato lì, praticamente. Fantastico, fantastico. Comunque è stata buona la prima. Sì, diciamo che per loro erano... Mi ricordo solo che il ritornello, c'era un pezzettino che c'era da
cambiare perché, però non mi ricordo su quale, cioè perché dicevano che suonavo più troppo come Nick Kershaw. Wouldn't Ah! Ok, all I really want, all I really want, e quindi abbiamo dovuto cambiare un po', perché sennò era troppo su quello lì. Sì, Quindi. sì, sì, sì. E, comunque, ma da lì hai iniziato anche, diciamo, a fare delle serate o è poi è successo dopo? Ma allora, ha fatto un successo subito, All I Really Want, e quindi ho iniziato subito anche a fare le serate. Poi io non parlavo neanche una parola in italiano, quindi non è stato facile all'inizio, anche per comunicare bene con il pubblico, cercavo di, sai, più possibile parlare in italiano con un po' di inglese, proprio per comunicare bene con i ragazzi. Con il mio pubblico, però no, devo dire che anche avevo i ballerini, che anche con loro giravo dappertutto e mi sono trovato molto bene con i miei boys, lo chiamava, erano uno più simpatico dell'altro, quindi ho fatto tanti viaggi anche con loro, guarda. E te preparavi le coreografie o c'era qualcuno che ti guidava? No, ho Scusami, mi detto te quando sui palco con i tuoi boys, le Ah coreografie. sì, facevano loro, facevano Ah. tutto loro, poi andavamo in uno studio per preparare i balletti proprio per lo show, perché ovviamente ogni pezzo che arrivava dopo, almeno lo show, c'erano più pezzi. All'inizio era solo All I Really Want, e poi dopo Let It Be The Night, To Be You, Cloud Nine, quindi il show, diciamo, piano piano è diventato più lungo. Sì, infatti, ecco, poi diciamo c'è stato Let It Be The Night, che è del 2000, cioè l'anno successivo, anche questo, diciamo, un grandissimo successo. Ma come faceva il ritornello? Let it be the night tonight, I wonder. Let it be the night tonight, I dream of all. Fantastica, fantastica. E poi questo grandissimo successo, To Be You. Che To Be You, infatti, è uscito sempre 2000. Sì. Let It Be The Night era a febbraio, To Be You Ah. invece era verso ottobre, settembre-ottobre, guarda. E anche lì, sì, diciamo che è andato alla grande, anche Cioè. soprattutto dal vivo, nelle discoteche, andavo molto molto bene. Praticamente c'è stato in questi mesi del 2000 proprio poi anche l'album, c'è cioè proprio un condensato, dovevate sfruttare il momento, possiamo Eh dire. sì. Con Turati e tutto il team di lavoro. Sì. E poi anche l'album che è uscito proprio anche in tutta Europa, anche in altri paesi, quindi abbiamo fatto un bel lavoro in studio. Si chiamava With a K, With a K. con la K, perché tanti scrivevano Lucas con la C, Sì. quindi io avevo messo un po' come titolo così, perché tutti scrivono, hanno detto no, questa è Kim Lucas, Lucas è con la K, non con la C, e quindi il titolo dell'album viene da quello. Ma come faceva il ritornello? Perché a noi ci piace, no? Non ti voglio chiedere tanto, però per me è una grande emozione, il ritornello di To Be You. You're the right to be you, to feel good, to feel high, to make your dreams come true. E anche questo, il testo del pezzo che spesso lo dico prima che canto sul palco, così spesso la gente sono lì, ancora rende, diciamo, più personale, che ognuno di noi abbiamo il diritto di essere noi stessi, quindi il testo parla di quello praticamente, quindi quando racconto prima di cantare c'è tutti, ah, che bello, quindi è bello perché alle volte sai, canta e balla, però quando sai proprio cos'è la storia dietro una canzone, di cosa parla, ovviamente diventa ancora più personale.
Ma tutto questo usciva, diciamo, in quanto tempo? Cioè, diciamo, anche nella scrittura di questi pezzi, diciamo, è una cosa più immediata, come dici te, no? Ragionata per alcune cose particolari, venivano improvvisate, c'era uno studio più lungo. Allora, Giorgio Boretti, che è lui che ha scritto tutta la musica, lui andavo tante volte anche a casa sua, dove aveva il suo piccolo studio, perché lui aveva l'idea, ecco, per i pezzi per l'album. E lui magari, mentre suonava, aveva già l'idea della storia, quella che voleva raccontare, quindi quasi sempre sulle sue idee io rispettavo quello quando scriveva anche i testi. Fantastico. Ma ecco, la cosa che mi fa pensare a me, anche da appassionato, e poi ascoltando anche la tua storia, dove te sei arrivata, no, per, diciamo, per la pronuncia e ti sei trovata catapultata È sul stato così. palco, nelle radio, la tua Una voce, e sicuramente ospite. Cioè, ma dentro di te, cioè, ti trovavi a tuo agio, una paura. era, se sono onesta, era un momento nella mia vita che anche avevo uscito di una storia che è andata un po' così, diciamo. Quindi non era proprio molto sicura di me stesso. Io avevo peraltro preso la visa per lavorare, per andare in Australia. Avevo già in programma questo grande viaggio di fare con mio fratello e altri amici. Era un viaggio di un anno di più. Quindi il mio sogno era un po', stavo realizzando su quello. Poi è stato tutto all'improvviso, All I Really Want, Kim Lucas. Infatti, quando parlavo con Roberto Toratti, mi ha detto: "Ma questo pezzo diventa un successo, Kim?" E io ho detto: "Ma cosa facciamo? Perché io fra poco parto." Parto, sì. E lui ha detto: "Ma prendiamo un'immagine se tu non rimani qua." Ah, E sì, ho cioè, sì, facciamo andare sui palco un'immagine. detto: "Ma cos'è un'immagine? Perché da noi non è che abbiamo questa un po' la cultura dell'immagine." E mi ha detto: "Prendiamo una ragazza che fa finta di cantare." Io ho detto: "Ma no, scusa, alla fine è la mia voce, quindi è giusto che..." E quindi parlavo con mio fratello, gli amici, e anche loro hanno detto: "No, Kim, questo, sai, devi godere questo momento." E poi Australia, sai, Thailandia, tutti questi posti sono lì, sai, anche se non fai adesso, questo è il tuo momento. Fai questa bellissima esperienza, però devo dire che ecco, no, non era pronto, non era pronto a... Sì, se sono onesta, era un po' insicura. Poi, con l'aiuto, ma anche con i ballerini, con Roberto Toratti, che mi ha insegnato tante cose, ho imparato al momento, diciamo, tante cose. Quindi ho capito tante cose anche su me stesso, quindi non è stato facile anche da niente di trovarmi con questo disco dove stavo girando il mondo praticamente, le volte tre paesi in un giorno, capitato, era difficile. Quindi ho capito anche per tanti di questi star, non è una vita facile per niente, non è semplice, poi sembra quello che vedi che è il prodotto finale, no? Tutta la bellezza con le luci, però non è per niente facile. Quindi io un po' in assurdità, io quando ero piccola, no? Anche se volevo essere attrice, amavo anche la musica tantissimo, la mia vita era la musica, anche che ballava, cantava, faceva un po' di tutto. Quindi un po' avevo realizzato un sogno come Kim Lucas, però ti fa capire le volte che anche sembra le cose più normali,
diventano anche i veri sogni. O Certo. nel mio caso è stato così anche, no? Di anche avere una famiglia, trovare quello. Quindi adesso ho tutto, non manca niente. Vedi, vedi, tutto serve nella vita, tutto quello che succede, se lo prendiamo nel modo giusto, serve, Sì, serve, serve. sì, sì, sì. Poi 2001 abbiamo Cloud Nine. Cloud 9, sì. Sì, anche questo molto, molto, molto bello. E poi, ecco, ora qui si vede, vediamo un po' se riesco a ingrandirlo. In questo pezzo che ti hai scritto, che è Hard in Tango, This is My DJ, che è un pezzo da quello che poi sento da tutti gli appassionati, un pezzo molto speciale, che è andato molto bene, che sta piacendo dopo tantissimi anni, ancora Sì, oggi. ma anche guarda, per me, sai, al momento che sono Kim Lucas sul palco e canta e sto con la gente, ovviamente bellissimo, però è anche una grande soddisfazione quando sei in macchina o senti la radio, o a me capitava magari ad essere al supermercato o qualche posto dove sentivo anche tipo Hard in Tango. Ho anche alcuni dei miei pezzi, però ovviamente nessuno sapeva magari chi io era. Certo. E quindi anche quello è bello, anche vedere la gente che ballavano, non perché io ero lì anche a cantare, però mi è capitato tante volte, quindi anche quello è sempre stato bello. Come fai il ritornello? This is my DJ. Non mi ricordo. DJ, please. Non mi viene, Bellissimo. guarda. Ti ho lasciato Complimenti, no, lingua a scuola complimenti. oggi, No, no, dici. vabbè, vabbè, dai. Tanto siamo tra me e te, dai, tranquillamente. È passato tanti, tanti anni. È passato. Poi, ecco, cosa è successo? Allora, è successo che durante questo viaggio come cantautrice ho conosciuto anche tantissimi altri grandissimi artiste, con cui anche alcuni che anche oggi posso dire sono grandissimi amici. E siamo cresciuti insieme. Parliamo ovviamente dei Natalie Arts, dei Sound Lovers. Che è capitato dove abbiamo fatto tanti diciamo serate e anche per le varie radio, ma non solo in Italia, ma anche all'estero. Quindi spesso vedeva lei e ho detto oh, che bello, c'è ancora Natalino, ma anche era anche con Asia, con Regina, Sì. che con Paps and Scar, Emanuele, ma tanti di questi artisti, no? E con Nat era proprio nato una bellissima amicizia, veramente. E poi abbiamo avuto l'idea, era 2007, di fare un progetto nostro. Era un po' una cosa più che abbiamo fatto per una cosa personale, proprio per la nostra soddisfazione, che anche tanti dicevano, ma voi siete sorelle? C'era spesso diceva, chiamava me Nat o magari lei Kim Lucas, con questa somiglianza, diciamo. Sì. Poi questa lo chiama Sissi come sister, sorella, anche lei a me. Quindi era nato un po' il nostro progetto di Natalie Arts e Kim Lucas. E Change the World è il primo, vero? È il primo brano che avete Change the fatto World è il primo insieme. pezzo che abbiamo fatto insieme, sì. Sì. È molto bello. Il testo non è stato scritto da me, da noi, perché quando abbiamo fatto i nostri brani, abbiamo scritto noi tutti i testi, tranne Change the World, anche Boogie Baby, che è il testo di Boogie Baby, anche era già fatto, ma gli altri abbiamo scritto tutti noi. Poi abbiamo anche Live questo Forget Again. Again del 2011, che
Sad Girl, Sad Girl, poi All All Right. Right, fantastico, fantastico. Ah, e questo invece è un altro progetto che Ecco, questo è un altro progetto. Ci sempre vuoi con raccontare questo progetto? questo progetto avevo fatto, sono stato chiesto di Carl Faith, era sempre tramite Roberto Toratti e Riccardo Sada, che avevano questo progetto, si chiama Three perché erano in tre, Three Dom, ma suonava come libertà, freedom, ma Three Dom. E avevano questo pezzo, non aveva anche quello titolo, ma ho scritto il testo, You Know, tu sai. Anche questo, un suono molto anni 80, però molto, molto bello. Quindi mi ha fatto piacere di partecipare anche in questo progetto. E poi anche questo progetto di Back to the Feet, Oh, con yeah, che ho tutti gli capito. artisti che hanno fatto la storia della Della dance. Qui dance. vediamo Ai2C, Erika, Jeffrey J, Magic Box, Neja, Paps, DJ Ross, Marco Bobby Ravelli. Ecco, Rossini, sì, guarda, ci vuoi erano tantissimi. raccontare di questo Ma progetto anche DJ questo, Jump? un carissimo amico, DJ Jump, mi ha chiesto, ecco, infatti, che lui stava mettendo questo progetto con il suo suono, proprio stile suo, però back, siccome tornare indietro, to the feet, perché ogni brano suo era featuring un artista degli anni 90. Quindi ha fatto questo album bellissimo, con tanti artisti, in cui ogni brano, il mio pezzo si chiamava Upside Down. E il mio pezzo praticamente, ecco, avevo, il suono era proprio, ecco, io, Kim Lucas, però con il stile DJ Jump. Infatti, spesso quando faccio le serate, faccio tanti serate insieme a Jump, anche Emanuele Caponnetto con Mania 90, e canto volentieri il pezzo Upside Down che ho fatto insieme a lui, perché la gente veramente piacciono tanto, fa ballare tantissimo. Sì. Bellissimo, bellissimo. Poi mi sono dimenticato, sempre con Bugi Natalie, Baby. Bougie Baby. E Sì. lì c'era il grandissimo, ma grande produttore Roberto, è stato scritto da Roberto Santini, quindi abbiamo fatto, c'era una versione sua come Roby DJ, Roberto Santini DJ, e poi anche un'altra versione fatta da Rossano Prini, quindi DJ Ross, e anche Alessandro Viale. Bellissimo. Di tanti grandi nomi. Grandi, grandi, grandi nomi. Ma il tuo rapporto con i fan? Allora, è importantissimo i fan, veramente. Io non fisicamente, per me stare su social ogni giorno è una fatica, però cerco un giorno sì, un giorno no, di condividere con i fan i vari post, le foto, anche loro se mi taggono in qualche foto cerco Sì, di sì, condividere. sì, sì, sì. Ogni giorno su Facebook vado a dire: ecco, oggi è il compleanno di chi, cerco anche di fare gli auguri, e poi abbiamo tanti fan che ci seguono da tantissimi anni, quindi quando magari anche lo scrivo in privato, quando magari è una serata che è vicino a loro, che vengono a trovarci, e io tengo tantissimo quando magari prima o soprattutto dopo che è finita una serata, sai, di stare un po' con i fan, fare le foto, Sì, sei molto disponibile. perché questo io vedo è una cosa, una delle cose più belle di questo lavoro, di conoscere, anzi, grazie fan per tutti noi artisti, diciamo, se non era forse per i fan, io non sarebbe Kim Lucas. Certo. E quindi questo, per quello tengo, veramente importante questo, veramente importante. Il tuo ricordo più bello della tua carriera, diciamo, discografica? C'è il tuo ricordo che te mette al primo posto?
Una bellissima domanda, eh? Ci sono tanti. Uno che posso raccontare, che io quando ero piccola, negli anni 80, c'era una serie TV, si chiamava The Kids from Fame. Non so il titolo in italiano, c'era anche in Italia, dove c'erano tutti questi ragazzi in una scuola di arte che ballavano, cantavano e Saranno famosi? Ok. erano famosi. Ecco, quello è, sì, degli anni 80. E io ero molto appassionato a questa serie TV, aveva il vinile, avevo il calendario, ero proprio un super fan. E uno dei miei protagonisti preferiti era uno, si chiamava Leo. Lui era un ragazzo, un ballerino, lui era un ragazzo nero, bellissimo, bravissimo a ballare. E niente, praticamente mi ricordo 2000, era una radio per 105, sono a Milano. Era lì a presentare Let It Be the Night e c'era Leo che praticamente, perché ho saputo dopo che lui era da tanti anni che abitava in Italia e a Milano, e quindi vedevo lui prima fila che cantava Let It Be the Night. Io no, non ci credo, è Leo di Saranno Famose. E dopo, guarda, mi sono permesso di. Visto che io ero un fan suo, sono andato dopo a parlare con lui. È stato un momento molto bello, molto emozionante. Ma anche per tanti dei miei. Allora, io negli anni, fine anni 80, inizio degli anni 90, che andavo a ballare sempre in discoteca, comprava tanti dischi vinile di tanti artisti prodotti dagli italiani. Ah, ma E senti. quindi come Black Box, 49ers, c'era tantissimi. Quindi alla fine è stato incredibile di avere questa possibilità di lavorare e collaborare insieme di tanti di miei idoli, diciamo. Quindi sembra realizzare, no, tanti sogni. Quindi molto bello. Fantastica. Ma la Kim di oggi? Allora, la Kim di oggi, sono una donna che sono, diciamo, ho trovato il mio equilibrio. Quando era nata Kim Lucas, era una ragazza, diciamo, giovane, era un po' persa, ma diciamo, magari come tanti. Però adesso, mi sento molto fortunata di essere ancora dentro il mondo della musica perché mi piace, scrivo ancora i testi. C'era anche il progetto Dance Legacy che abbiamo fatto a Natale, no? Eravamo anche lì tantissimi artisti, abbiamo fatto un pezzo per Natale, per beneficenza, bellissimo. C'era Melody Medoli Castellari, sì. Castellare, c'era DJ Maxwell, Anna Lee, Gordon, Sandy Chambers, Neysha, Natalie Arts, Joy Salenis, Reb, Vox, Luca Zeta, Emanuele di Paps and Scar, Erika, guarda, chi ho dimenticato, di sicuro qualcuno, non vorrei offendere. C'era anche, sì, Dani che è un artista che ha fatto la voce per tanti, tanti progetti. Ah, è vero, sì, me ne ha Tanti pezzi parlato per Anne, ricordo. Benassi. Are You Gonna Break My Heart? Forse no, ma. Quindi eravamo un bellissimo team. E anche quello è bello, bello collaborare con gli amici a fare queste cose. Quindi, no, guarda, è bello di ancora fare la musica. Poi, ovviamente, non è che faccio per guadagnare, perché ovviamente non è come negli anni 90, proprio per soddisfazione di stare insieme con la gente. E poi c'è la mia famiglia, sai.
adesso ormai donna sposata con due figli e Certo. anche il mio lavoro, quindi sono sempre super, super impegnata. Comunque sui palco hai sempre un'energia fantastica. Grazie. Cioè, e si vede, e poi anche negli occhi, proprio la tua gioia, quando canti, quando sei davanti al pubblico, lo si percepisce, questa è un'emozione fantastica. E Grazie. poi ti posso dire, insomma, Kim, che insomma, sei uno dei punti di riferimento della dance, diciamo, in Italia, in Europa e anche nel mondo. Insomma, io sono emozionato perché, ecco, davanti a me, insomma, ho una persona che mi ha dato tanto a livello musicale, ma ha dato e sta dando tanto a tutti. E Grazie. questo No, è. io quando sto sul palco, perché se sono onesta, allora io, come ho detto prima, non era nato come cantante, perché vedo alcuni Cioè, dei miei uno no, dice no, colleghi, voglio fare la cantante, no, voglio anche fare la perché io cantante. non ho questa grande voce come a tanti di miei amici, amiche del mondo della musica, no? Io sono la prima per dire senza problemi, sì, ho la mia voce che è molto fine, molto piccola, molto Kim Lucas, perché la mia voce credo è unica, perché sento subito quando canto chi sono io, però ero un po' insicura di questo all'inizio, perché avevo tanti artisti vicino a me, proprio nati come cantante, quindi quando andavo sul palco. Però alla fine ho imparato a dire no, io sono Kim Lucas e sono brava a quello che faccio, mi piace stare con la gente, con il pubblico e quindi per quello io cerco di dare tutto me stesso quando salgo sul palco perché vedo anche le reazioni della gente, quanto sono felici, contente. Quindi diciamo la risposta è sempre lì. Quindi so che ormai va bene, che sempre va bene. Dai Kim, io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata, della tua disponibilità. Grazie. Vogliamo, ecco, salutiamo i nostri ascoltatori. Ci vuoi lasciare con un pezzettino cantato? Ok, allora mi dici ancora quindi cos'è che devo dire? E così prova a cantare, a dire, quindi gli amici di Di I Love Italo Disco. Italo, quindi devo dire con Italo Disco. Ok. All I really want is Italo Disco. Sì. All I really want is Italo Disco. Con tutti i miei fan di seguirci. Va bene, scusa. Sì, grande Kim, grande, grande, grande. Un grande saluto a Kim Oh, Lucas e grazie ancora grazie, per la tua grazie per una simpatia. bellissima. Sì, guarda, grazie, grazie anche a te, veramente. Facciamo ancora un'altra volta volentieri. Guarda, sì, perché io starei ore a parlare, perché No, guarda, io sono anch'io. curioso perché. Quando ho iniziato a fare queste idee, queste chiacchierate, volevo uscire un po' dalle classiche interviste, no? Proprio anche andare a toccare delle sfaccettature che non se ne parla mai. A me piace veramente tanto, però insomma ci sarà una possibilità, una seconda possibilità Sì. insieme, dai, di poter andare Ma anche se hai a. un'altra ultima domanda, guarda, sto qua ancora 2 minuti senza No, io sono, problema. guarda, io sono Ok. contentissimo, penso, insomma, abbiamo toccato i punti importanti, poi un giorno, insomma, Se approfondiremo magari anche. quelle che hai detto, ah, mi sono dimenticato a chiedere a Kim questo, Ma così sai, guarda, insieme. ti posso dire, Kim, la realtà, e per chi mi conosce, anche degli artisti proprio personalmente che mi hanno appoggiato questa mia idea personale dall'anno scorso, io non mi preparo niente. Cioè, Ah, io meglio ho qui un così. foglio davanti con scritto il tuo nome e i brani più importanti, ma non c'è domande. Cioè, perché quello che voglio io è che
deve venire spontaneo, perché se Bene, noi ci bello. incontriamo per la strada, non è che io mi preparo una domanda, ci incontriamo e parliamo di vita, parliamo di famiglia, parliamo di musica, parliamo di quello che è successo ieri, quello, cioè, questo è bello, e questo è questo format, ripeto, personale, perché è nato per me, che poi invece diciamo, l'ho regalato anche a tutti gli appassionati, però è nato proprio nella sua semplicità, proprio come, ripeto, la nostra chiacchierata, come se fossimo veramente a casa sua lì, davanti a un caffè, parlando di musica, quello che viene viene, quello che non viene non viene. Ma tu dov'è che sei esattamente? Non mi ricordo. Io sono Abito a Certaldo, che è un piccolo paesino della provincia di Firenze. Ah, wow, che bello, che bello. Sì, qui siamo, possiamo dire, non dico nel Chianti perché Certaldo non è nel Chianti, però se facciamo 10 minuti in auto siamo a San Gimignano, siamo nel Chianti, cioè tutti casolari. E io e la mia ragazza siamo fortunati perché amiamo, non perché abitiamo qui da quando siamo nati, ma amiamo questo luogo e questo posto perché è straordinario. Bene. Io invece sono il nord, quindi sono a Bergamo, vicino Bergamo. Io penso che ogni luogo ha il suo fascino. Sì, anche noi dove siamo appena fuori di Bergamo, anche per, sai, adesso ormai che anche, vabbè, da tantissimi anni che sono anche mamma, è bello per anche i miei ragazzi perché sotto abbiamo il fiume Brembo pieno di boschi. Quindi è bello perché loro escono tranquillamente con i loro amici che vanno in bici. No, 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 è bello, una bella zona. Però io che lavoro in città, proprio a Bergamo, in 20 minuti macchina e sono già subito in centro. Quindi è comodo di uscire. Anch'io ho vissuto, ho avuto i miei momenti, anni a Milano, ogni weekend. Però io mi piace la tranquillità, Tranquillità. anche perché lunedì a venerdì, anzi, guarda, domenica era prima giorno che ho avuto libero in 3 settimane, perché ogni lunedì venerdì la scuola, che 6 7 ore al giorno, quella famiglia, e poi ogni weekend avevo una serata, che magari sabato notte, adesso sai, stagione invernale è un po' più difficile, perché fin quando quella estiva in piazza e In magari piazza. sai, fino a mezzanotte finito tutto. Invece adesso, bene, dove eravamo? Io ero con le Melody, era anche con Paps, quindi Emanuele di Paps Scar. Eravamo a Isernia sabato Sì, scorso ho visto il e io manifesto. ero il primo di cantare le 3 di notte. Solo per dirti questo, io sai, non sono, quando uno inizia a sognare, proprio a essere a letto presto, inizio a capire i miei quasi 50 anni, guarda. Ma dopo dai, come hai detto te, hai sempre Però un'energia. è Comunque sì, ma bello, no, poi sì. penso, insomma, più che passi il tempo, più che diventa anche difficile, perché poi il nostro Sì, no, organismo ma è in anche corsa. dopo 2 anni e mezzo, che da gennaio 2020, che era fermo, ok? Poi per motivi personali l'estate scorso che era in Inghilterra a stare vicino a mia mamma e papà e quindi ho ripreso solo aprile di quest'anno, quindi passato tanto tempo a riprendere un po', sai, devo solo abituarmi, però no, il momento a vivere il momento è bello, bellissimo, anche dopo è Ma hai tutto. previsione di tornare in Toscana qualche serata? Per il Previsione? momento, guarda, per il momento purtroppo non c'è niente della vostra parte per il momento. Sono in Austria lunedì prossimo per Halloween, quindi sto Ah preparando già, a per quello. proposito, ecco, una domanda spontanea, poi ci salutiamo. Visto che hai parlato di Austria, diciamo anche dell'estero, qual è il paese dove Kim Lucas è più apprezzata? È una domanda forse un po' scomoda, no? Potrebbe essere, no? Ma c'è il paese dove ti apprezzano di più, ecco. Ma alla fine devo dire, credo qua Italia, Italia. a livello proprio
per tutti i fan, perché faccio la maggior parte dei miei serati qua, e quindi Ah, no. a livello personale con i fan, però quando parli di tanti anni fa che giravo tantissimo, ma dappertutto, sai, tutta Europa, anche in Russia, ma in Australia, quindi ormai sono riuscita a toccare un po' dappertutto, però Italia, dove c'è anche adesso il mio nido, e quindi ero tutto nato qua, sono cresciuto qua, come Kim Lucas, ma anche come Kim, come mamma, come amica, come moglie, no? E quindi bello, bello così. Dai Kim, ti lascio, Vado a preparare la borsa con la andiamo a scuola letto, andiamo a domani. preparare la giornata di domani. Un grande saluto Kim e a tutti i nostri ascoltatori. Vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata con tanti ospiti, curiosità e aneddoti. Un Grande. grosso abbraccio da Massimo e da Kim Anche Lucas. da parte mia, ciao a Ciao a tutti. tutti, Grazie. ciao ciao, Ciao, caro. ciao ciao, ciao ciao. Ciao, ciao.
This dream's got reality. Look around and you will see futuristic faces from lands near and far, all here together tonight. Thank you.
There's a place to live, a place to breathe in peace. I know I'll be the best.